Buongiorno a tutti ragazzi, vi prego di accomodare. Questo è l'ultimo appuntamento di questa serie dedicata ai diritti. È un appuntamento, una serie, un ciclo di incontri che si concluderà sul tema degli stranieri e del lavoro. È un ciclo di incontri che abbiamo immaginato, che abbiamo progettato insieme alla CGIL di Bari, che qui è rappresentata da Anna Lepore, che avete già conosciuto in questi giorni. E per parlare di stranieri, di lavoro, di caporalato, abbiamo invitato Alessandro Leogrande, che è un giornalista, scrive per il Corriere, è uno scrittore, ha scritto su questo tema Uomini Caporali, pubblicato qualche anno fa, ed è il vice direttore di una rivista che si chiama Lo Straniero, diretta da Goffredo Fofi. Con lui un protagonista di una rivolta dei braccianti agricoli a Nardò. Lui si chiama Ivan Sagnier, è venuto in Italia per studiare, ha studiato al Politecnico di Torino e si è trovato a fare il bracciante. Adesso lui è responsabile regionale della FLAI CGIL, quindi di quella sezione di sindacato che si occupa del lavoro agricolo, e difende e tutela i diritti dei lavoratori stranieri, dei lavoratori nel settore appunto agricolo. Lui ha la sua esperienza, l'ha tradotta in un libro, Ama il tuo sogno, edito da Fandango. Io, ringraziandovi e ringraziando anche soprattutto voi e le scuole di questa partecipazione, lascio la parola ad Anna, che magari vuol dire anche lei due parole, e vi auguro un buon lector in favola. Sì, no, io voglio soltanto salutarvi. Ringraziarvi per l'attenzione che avete dedicato ai temi che abbiamo affrontato in questi giorni insieme, che non sono temi facili e che però ho visto, avete vissuto con grande partecipazione, con grande attenzione, con la voglia insomma di non semplicemente di ascoltare, perché i professori vi hanno portato, ma facciamo X a scuola, andiamo a sentire queste storie, ma mi è sembrato, ci è sembrato insomma, che vi siate appassionati, che vi siate veramente interessati a quello di cui abbiamo parlato. Quindi voglio veramente ringraziarvi, citerò Nicky Persico dicendo che voi siete veramente una potenza di fuoco, voi siete quelli che costruiranno il nostro futuro, che lo stanno già costruendo, quindi noi cerchiamo solo di darvi degli input, delle pillole sulla base delle nostre esperienze, e ci auguriamo che siano soltanto dei semi gettati nel terreno fertile, faccio una metafora agricola, che diano piante forti e frutti sani. Quindi vi ringrazio per averci ascoltati, mi auguro veramente di aver lasciato qualche segno, insomma, almeno qualche spunto di riflessione insieme ai nostri amici, insomma, che mi hanno accompagnato in questa storia. Non vi ammorbo più, vi ringrazio, vi saluto e spero di rincontrarvi tutti presto. Entrando con Ivan non pensavamo di trovare così tanti ragazzi, anche se in parte immagino siete stati costretti dai vostri insegnanti a sentire l'incontro, però so che è un tema che vi interessa. Pensavo, mentre Filippo introduceva, alla vostra età, immagino siete nati tutti alla fine degli anni 90, se non sbaglio, no? Sarete nati tra il 97, 98, 99, no, siete più grandi, e pensavo che siete figli del nuovo secolo, cioè benché nati alla fine del XX secolo siete cresciuti e studiate nel nuovo secolo.
Il caporalato nelle campagne sembra un tema del passato, eppure un tema radicalmente presente, non solo perché qui con noi Ivan Sagnè, che è un'importante figura della lotta dei braccianti del nuovo secolo e di quest'anno. Però per fare un incontro in cui anche magari chiacchieriamo, poi lasciamo spazio alle domande, non evitiamo una roba frontale, volevo coinvolgervi e farvi delle domande, perché credo che sia importante che tutto quello che raccontiamo non cade un po', come dire, come un frutto dal pero in cui raccontiamo delle vicende di sfruttamento, delle cose. Proviamo a fare un po' di storia insieme. Quanti di voi, siamo a conversando, conoscono Giuseppe Di Vagno? Ma alzate la mano. Pensavo un po' di più, francamente. Giuseppe Di Vagno è una figura importantissima della storia, non solo della Puglia e dell'Italia. Era un deputato socialista che si era occupato dei braccianti, dei contadini pugliesi all'inizio del secolo, e fu, non so quanto di voi stanno già studiando il Novecento, quindi sono all'ultimo anno, fu il primo deputato ammazzato dal fascismo in Italia. Molti di voi avranno sentito parlare di Matteotti, che è un altro deputato socialista ucciso dal fascismo, viene ammazzato nel 24, Di Vagno viene ammazzato nel 21, qui era di Conversano, viene ammazzato a Mola. Quanti di voi conoscono Peppino Di Vittorio? Immagino anche qui pochi, però Peppino Di Vittorio è un'altra importante figura pugliese, è il fondatore, uno dei fondatori, il principale fondatore della CGIL, del sindacato in Italia dopo il 44, ma Peppino Di Vittorio era di Cerignola, anche lui non proprio qua vicino, ma a pochi chilometri in provincia di Foggia, ed è stata un'importante figura del riscatto dei braccianti. Lui è stato nel 1919 il primo bracciante eletto in Parlamento. Ed era davvero bracciante, ha cominciato a lavorare a 6-7 anni come bracciante. E io ho potuto vedere tuttora tra Cerignola ed Ascoli Satriano una masseria dove c'era quelli che noi chiamiamo lamioni, insomma, dove vivevano i braccianti. Uscivano la mattina alle 4, alle 5, lavoravano tutto il giorno, a sera venivano pagati 2 lire e soprattutto vivevano come bestie nei lamioni. E l'unico cibo della giornata era una cosa che probabilmente voi non conoscete, il pane all'acqua sale. Cioè qualcosa, il pane è acqua calda con un po' di sale, per pane duro buttato nell'acqua calda con un po' di sale. In quelle condizioni Di Vittorio, da autodidatta, impara a leggere e scrivere da solo, e poi la sua vita è stata raccontata più volte. Ecco, queste storie, che a noi e a voi possono sembrare di un passato remoto, lontanissimo, tanto remoto che probabilmente i nomi che ho citato vi dicono poco, mentre magari dicevano tantissimo ai vostri nonni, ai vostri genitori, non è una storia che è rimasta lì. E anche per questo, ragazzi, è importante a scuola studiare la storia. Ora, scusate il tono un po' professorale, perché ci dice delle cose che ancora sono presenti e ci permette di confrontare varie epoche e capire che cosa è simile e che cosa non lo è. La mia grande scoperta, che sono un po' più grande di voi, ma sono nato negli anni 70, e quindi anche per me quelle storie erano il passato dei miei nonni, era il capire, lo scoprire, quando facendo il giornalista e occupandomi di stranieri e di immigrati, di lavoratori stranieri in Puglia, che tutte quelle cose che noi davamo come scomparse nel passato tornavano ad essere presenti. Cioè che se uno raccontava la storia, racconta tuttora la storia di un bracciante agricolo, un raccoglitore di pomodori, o di patate, o di angurie, come un tempo erano soprattutto chi mieteva il grano, negli stessi posti, a Cerignola, a Ortanova, a Lucera, a Canosa, nel Salento, e più in generale in Sicilia, in Calabria, i racconti come vive un bracciante, come lo sfrutta il caporale, quanto guadagna al giorno, meno di 10 euro,
lo sfruttamento, il pagamento a cottimo, il fatto che non sei pagato ad ora, ma sei pagato per quanto a frutta raccogli. Nel pomodoro l'unità di misura è il cassone. Il cassone è una roba grande, più o meno, prendete il palco da lì fino a qui, alto tanto, e contiene 3 quintali di pomodoro. Quando raccogli un cassone sotto il sole, poi Ivan sarà più preciso di me, vieni pagato, se va bene, 3,50 euro. Di queste 3,50 euro devi dare 50 o 60 centesimi, se va bene, al caporale. Se va male, il caporale dice: tu sei una bestia, io non ti pago, ho la pistola in tasca e mo che fai? Queste storie non sono storie di criminalità, cioè è ovvio che siano storie criminali, ma non sono storie di cronaca nera, non stiamo raccontando del bullo all'angolo della strada. Queste storie riproducetele per migliaia di casi. Nella sola provincia di Foggia a raccogliere il pomodoro sono 15.000 stranieri e avete un sistema economico fuori dalle regole, ma inglobato nella nostra modernità. Allora, che cosa stavo dicendo? Abbiamo già introdotto più volte la parola stranieri. Che cosa è successo nelle campagne pugliesi, non solo pugliesi, ma in particolare pugliesi, nel Tavoliere delle Puglie in particolare, di cui parleremo oggi? Che il lavoro di raccolta agricola è straordinariamente simile a quei racconti preistorici del passato, dei primi del Novecento. L'universo è simile, il racconto della giornata è simile, l'assenza di acqua, la sete è simile, la violenza, il disprezzo della dignità umana sono simili. Che cosa è cambiato? È cambiato la nazionalità dei lavoratori. Quelle storie che ci riguardavano direttamente, che hanno riguardato molti dei nostri antenati, perché erano i braccianti pugliesi, siciliani, calabresi ad aver fatto l'epopea di quelle raccolte agricole, si chiamavano cafoni. Non so se avete mai sentito questa parola, non in tono dispregiativo come coatto, cozzaro, ma come con una dignità della parola. Il cafone è il bracciante, il contadino di una piccolissima proprietà, lo mezzadro, il contadino povero. Ecco, questo universo dei cafoni, che è stato raccontato anche da grandissimi scrittori meridionali, e non solo meridionali, pensate, non lo so, Cristo si è fermato a Deboli di Carlo Levi, che forse qualcuno di voi ha sentito, o Rocco Scotellaro in Lucania, o Tommaso Fiore in Puglia. Ora non voglio elencare dei libri, poi magari chi avrà interesse farà una ricerca in biblioteca. Bene, quel mondo lì non ha più braccianti e cafoni pugliesi, ma braccianti e cafoni che vengono dal Camerun, come Ivan, che vengono da altri paesi dell'Africa o del cosiddetto Maghreb, che sono Tunisia, Marocco, soprattutto, dell'Africa subsahariana, cioè quella che noi chiamiamo a volte geograficamente in torno un po' proprio l'Africa nera, cioè l'Africa appunto dei paesi al di sotto del Sahara. E oppure vengono dall'Europa dell'Est, fino a qualche anno fa molto dalla Polonia, negli ultimi anni tantissimo dalla Bulgaria e soprattutto dalla Romania. Allora, noi dobbiamo cogliere, è un po' quello che si è provato a raccontare, due aspetti. Uno è questa schizofrenia che si è prodotta, cioè tu da una parte hai dei modi di lavoro e delle storie che sembrano piombare su di me, su di voi, su tutti noi, dal passato, per l'assenza di dignità, per le cose assurde, no, che dicono, eccetera, ma no, dall'altra sono storie straordinariamente moderne, perché ci dicono che se uno prende la macchina, il motorino, e fa un giro nelle borgate agricole o nei casolari di campagna intorno a Cerignola, vede il mondo. Vedi lavoratori africani, nigeriani, rumeni, bulgari, pochissimi italiani, anche se ritornano a lavorare nelle campagne con la crisi. Vedi il mondo, la globalità, tanto quanto puoi percepirlo nella metropolitana Roma.
o a Milano. E questa è una cosa che ci deve far riflettere, cioè questa schizofrenia, questa compresenza di passato, di qualcosa che definiamo arcaico e di qualcosa che definiamo molto moderno. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo mondo, che molte volte ci appare invisibile, va raccontato, bisogna provare a raccontarlo. Raccontarlo non è sempre facile, questo lo dico da scrittore, ma lo potrebbe dire anche un magistrato, perché vuol dire, come dire, svelare o rompere la cappa di vetro di tante storie di sfruttamento che molte volte avvengono nel silenzio, che non hanno una ribellione, che non hanno un'esplosione, che non hanno una visibilità come può avercela, per dire, in questi giorni la vicenda dell'Ilva di Taranto, di cui parlavamo ieri sera e di cui, insomma, mi occupo anche. Ecco, una delle altre domande, e il secondo punto su cui vi inviterei a riflettere insieme anche con Ivan, è: perché il silenzio? Quando io ho scritto Uomini e Caporali nel 2008, principalmente ho raccontato delle storie di polacchi sfruttati nella zona del Basso Tavoliere, tra Cerignola e Ortanova. C'era una notizia che mi aveva sorpreso, cioè sempre quando scrivi un libro, insomma, ci sono molte cose che ti portano a scrivere un libro, però a un certo punto c'è una lampadina che si accende, no? Almeno a me funziona così, c'è una notizia che dici: no, questo è troppo, non se ne occupa nessuno e forse per guardarti allo specchio dovresti occupartene. La notizia era questa, cioè non solo, era un trafiletto di giornale in cui si diceva che il governo polacco, e guardate bene, la Polonia non è un paese povero o del sud del mondo, è un importante paese che fa parte dell'Unione Europea, un paese cruciale nella storia del Novecento, come sapete, è un paese che ha prodotto una cultura enorme, tanto quanto l'Italia, la Germania, la Spagna. È un paese però, come molti paesi, uscito sconquassato dalla dittatura comunista dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi molta gente è andata a lavorare fuori. C'era questa notizia in cui si diceva che il governo polacco aveva fatto un elenco delle persone che erano andate a lavorare in Puglia per raccogliere il pomodoro, quindi gente povera, ed erano scomparsi, erano letteralmente scomparsi, risucchiati nel nulla. E parallelamente si erano state avviate due inchieste, che poi sono diventati processi, ma allora erano alla fase del tutto iniziale, da parte della direzione distrettuale antimafia di Bari, che cominciava a mettere insieme dei casi, uno, scusate, di vera e propria riduzione in schiavitù nelle campagne, cioè non solo di sfruttamento del caporale, ma il ritorno della schiavitù. Cioè delle persone, dei lavoratori erano stati ridotti in schiavitù, cioè controllati non solo nel lavoro sfruttato, ma 24 ore su 24 dai loro caporali. E all'interno di questo universo della nuova schiavitù c'erano almeno nella sola comunità dei polacchi 15 braccianti che erano stati uccisi in circostanze misteriose. Questa storia, per quanto marginale, per me è stato un po' il campanello, cioè come quando tu si accende una luce, superi la soglia, no? Tipo la lancetta dell'olio della macchina va in tilt, no? Perché mi sono detto, immagino, insomma, direte anche voi, cioè ragazzi, qua non stiamo parlando di sfruttamento, qua ci stanno dei morti, ci stanno degli scomparsi. La prima reazione che ho detto è che questa cosa va raccontata, è difficile da raccontare perché è gente che viene da fuori, è un'inchiesta ecco locale ma anche globale per certi versi. Il secondo aspetto era, ripeto, il peso della storia, perché noi non dobbiamo e non possiamo dimenticare, a maggior ragione se siamo pugliesi, che queste storie stanno avvenendo nel 2004, 2007, 2012, 2013, in una terra in cui i braccianti si sfruttavano e sovente venivano anche ammazzati quando si ribellavano, ai tempi di Vittorio e di Divagno. E questo, come dire, questo ricongiungere il filo o il fiume carsico che scorre sotto la storia tra il passato e il presente è un'operazione che dobbiamo fare. Se oggi un bracciante polacco scompare, viene ucciso a Cerignola, a 600 metri da dove lavorava Di Vittorio, che aveva difeso la dignità di braccianti di Cerignola o di Andria o di Minervino Murge, sfruttati e uccisi quando si ribellavano
ai caporali dell'epoca che si chiamavano suprastanti, c'è qualcosa che ci deve interrogare su questo cortocircuito. Ritorno a quel discorso di come si intrecciano elementi storici ed elementi ultramoderni. Questa storia dei polacchi per me è stata lo spartiacque, poi possiamo, come dire, analizzare nel dettaglio la struttura del caporalato, la giornata dei braccianti, poi ora lascio la parola ad Ivan e poi ci scambiamo la parola, poi se ci sono domande da parte vostra chiacchieriamo. Però volevo dire un'altra cosa, quello che dobbiamo capire è quella che avevo accennato prima, il silenzio e come rompere il silenzio, perché tante volte queste storie inenarrabili non emergono e come farle emergere dal momento che c'è un abbattimento della dignità umana radicale. Perché non emergono, i fattori sono tanti, perché molte volte i braccianti sono gli ultimi arrivati, non parlano l'italiano, perché le strutture di accoglienza o non li intercettano, le stesse associazioni di volontari, lo stesso sindacato, la stessa forza dell'ordine, molte volte non intercettano le storie di sfruttamento più acute. Perché a volte lo sfruttamento è veramente radicale e noi a volte percepiamo il formarsi nel territorio pugliese, non solo pugliese, di cosiddetti villaggi africani, cioè di concentrazioni tipo bidonville dove vivono dei braccianti che poi lavoreranno sotto caporale. Quelli sono visibili, non visibili dal centro di Conversano o di Bari, ma se passi in macchina da Rignano, Garganico, da altri posti, vedi che dal nulla si è creato un villaggio di 800 persone. In condizioni igienico-sanitarie tremende, su cui poi magari Ivan parla più dettagliatamente. Però poi ci sono anche gli invisibili, quelle storie magari di sfruttamento ancora peggiore, in cui un gruppo di 10-15 braccianti in un casolare è tenuto isolato dal suo caporale. Guardate bene, queste storie assurde, cioè non è che avvengono perché c'è della gente che si mette a segregare dei propri simili, cioè stiamo parlando di qualcosa che è funzionale alla raccolta del pomodoro. Cioè questa gente si ripropone una situazione di riduzione di schiavitù perché poi c'è il legame tra il caporale e le aziende che, ahimè, vogliono contenere i costi nel raccogliere il pomodoro che poi viene trasformato in salsa e noi mangiamo ogni giorno con la pasta, e anziché fare assunzioni regolari e per rispondere alla crisi, molti dicono, ricorrono a queste forme di sfruttamento. Anziché chiamare delle assunzioni regolari, chiami al cellulare il caporale e gli dice: a me domani alle 5 del mattino mi servono 20 persone per raccogliere 6 ettari di pomodoro. E il caporale alle 5 del mattino quelle 20 persone te le porta. E questo è il meccanismo che si crea. Molte volte c'è un silenzio che nasce dalla solitudine, dalla paura di ripercussioni. Nella vicenda dei polacchi, per dire, i caporali sequestravano ai propri braccianti schiavizzati i documenti. Non solo perché se appunto tu sei in un paese straniero e ti frego il documento, tu sei una persona che non si può muovere, ma anche perché, e questo secondo me è l'aspetto più bestiale, dal documento capisci dove sei residente e se tu ti ribelli io domani da qualcuno faccio minacciare tua madre. E questo spiega in parte anche il silenzio. Poi c'è un silenzio che nasce dalla fame. Le storie più terribili che ho raccolto sono quelle di braccianti che magari potevano scappare da tutto questo, ma quando hai lasciato, per dire, la provincia della povera, della Polonia, della Romania, con l'idea di andare anche a lavorare sfruttato per raccogliere un po' di soldi, e dai uno che controlla la tua vita che ti dice: continua a lavorare, ti pago domani, e poi il domani diventa una settimana, e poi la settimana un mese. Beh, noi forse abbiamo la lucidità di dire: ok, sono soldi persi, questo mi frega, faccio bene ad andarmene, se no la cosa finisce male. Ma quando hai la pancia vuota, molte volte il calcolo razionale è annebbiato e tu incominci a dire: beh, sai che c'è, mi sto zitto, aspetto un altro giorno perché forse qualcosa arriva. E anche questi meccanismi della povertà contemporanea noi dobbiamo essere in grado di sciogliere e di capire. L'altro elemento, e qui concludo questo primo intervento, è anche relativo alle leggi che regolano l'immigrazione in questo paese. Leggi che faticosamente si pongono a critica e che devono essere riformate, però nonostante delle importanti riforme
che ci sono state, ora non voglio entrare troppo nel tecnicismo, per tanti anni e sostanzialmente fino ad ora, in Italia uno straniero può entrare o se ha un permesso per motivi di studio o se ha già un lavoro regolare che gli permette di avere un permesso di soggiorno regolare. Capite bene che non solo rispetto allo sfruttamento, ma rispetto a al precariato che riguarda tutti, al lavoro nero che riguarda tutti, ottenere questo, cioè un pezzo di carta, il contratto, diventa straordinariamente difficile, specie in un lavoro agricolo e nelle campagne. Ergo, che cosa succede? Che a parte per tanta gente che magari prima lavorava in fabbrica al nord, ha un permesso di soggiorno, perde il posto di lavoro e quindi scende al sud, e quindi fa un lavoro sfruttato, però in qualche modo è tra virgolette ancora regolare, oppure gli europei dell'est, che appunto cioè un bulgaro, un rumeno, un polacco, essendo cittadino europeo, non può essere espulso. Ma per i braccianti più deboli, i cosiddetti irregolari, o questa parola brutta che è clandestino, che dovrebbe essere bandita, insomma, dal linguaggio giornalistico, anche dalle scuole, che è una parola infame, insomma, cioè colui che non ha un permesso di soggiorno, ma magari lavora gravemente sfruttato, beh, la legge produce un paradosso assurdo. Cioè è lui il criminale e non chi lo sfrutta, perché è lui che ha violato il suolo, benché magari sia entrato qui per lavorare, e non colui che lo sta sfruttando fuori da quello. Per cui si sono create, questo lo dico a nota di cronaca, situazioni assurde in cui gente che era stata sfruttata dai caporali, non in possesso di un permesso di soggiorno, andava al commissariato di polizia, alla caserma dei carabinieri a denunciare l'accaduto e venivano espulsi. E le loro denunce non venivano raccolte. Allora, voglio dire, tutto questo universo molto complesso in cui si mettono insieme storie del passato, storie del presente, storie dell'oggi, è una cosa che ci riguarda, che riguarda anche voi. Vanno letti appunto i libri come quello di Ivan. Vanno letti i libri come quello di Ivan, e qui concludo, anche perché raccontano, come dire, la possibilità che tutta questa cosa si disincagli, perché la vicenda di Nardò è invece una vicenda in cui la cappa di silenzio, di solitudine è stata rotta. È stata rotta perché è stato fatto per la prima volta in Italia uno sciopero dei lavoratori, dei braccianti stranieri che raccoglievano il pomodoro. È stata una storia entusiasmante, complessa, difficile, che ho avuto l'onore e la fortuna di vedere da vicino stando lì in quel mese, e credo che sia, e su questo veramente vorrei che fosse molto attenti nel racconto di Ivan, perché questo non è un fatto di cronaca, questa è una pagina di storia del nostro presente. E soprattutto chi di voi studierà storia, non solo chi di voi studierà storia, ma tutti, negli anni probabilmente ricorderete quanto quello che dirà Ivan oggi, che ascolterete, ma più in generale questa vicenda, ha segnato uno spartiacque storico molto importante, tanto quanto storie che magari appunto riguardano Di Vittorio o le storie bracciantili della prima metà del Novecento e si studiano nelle facoltà di storia. Per questo vi concludo, l'invito è anche appunto cogliere queste cose che succedono nella nostra terra, che a volte non abbiamo la voglia di stare ad ascoltare, a capire, e invece sono di un'importanza rilevante anche quando succedono alla periferia di un paese non tanto grande del Salento come Nardò. Quelle storie ci parlano di noi e ci parlano del mondo e ci parlano che qui sta succedendo qualcosa, ecco, come si diceva in una vecchia canzone di Bob Dylan, qui sta succedendo qualcosa, e questo qualcosa va raccontato, e poi una volta che hai raccontato o una volta che hai ascoltato il racconto puoi meglio decidere e capire da che parte stare, o comunque come non essere indifferente rispetto a delle cose che succedono vicino a te. Grazie, passo la parola a lui. Innanzitutto buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare Alessandro Leogrande per la sua bellissima introduzione. Io sono un po' più grande di voi, sono nato verso la metà degli anni Ottanta e la mia storia potrebbe essere comune a ognuno di voi.
È la storia di un ragazzo che ha voluto raggiungere il suo sogno, ha voluto trascorrere un tempo all'estero per svolgere un'attività. E nel mio caso era per motivi di studi. Per altri di voi potete andare all'estero per le vacanze o per un'attività lavorativa. E sono arrivato in Italia. Scusa. Prego. Sono arrivato in Italia 6 anni fa, come dicevo, per motivi di studi. Ho studiato al Politecnico di Torino e mi sono appena laureato. Ho scelto l'Italia perché era una scelta di cuore. Come ognuno di voi, uno può decidere di andare in un paese che gli interessa, in America, in Francia, eccetera. Io ho scelto l'Italia. Perché l'Italia? Perché mi sono innamorato di questo paese guardando la televisione, guardando i mondiali 90 di calcio. Avevo 5 anni. Era un evento organizzato da questo paese, il mio paese, il Camerun, la mia nazionale di calcio, è venuto a partecipare a questa competizione e abbiamo fatto bella figura, mi ricordo come se fosse ieri. E da lì è nata una passione per questo paese, perché era la prima volta di capire il concetto di nazione, di vedere le persone di diverse culture attraverso un televisore. Ho iniziato a fare tante domande ai miei genitori, ma gli italiani chi sono, eccetera, eccetera. Mi ha spiegato, mi ha dato una serie di spiegazioni. E dal calcio ho iniziato a studiare, a appassionarmi da altre cose che riguardano questo paese, la cultura italiana, la politica, le persone. È così che decido che dopo il conseguimento della maturità il mio primo paese all'estero sarà l'Italia. Per tanti anni da quel momento ho sognato di raggiungere questo paese. Oggi sono in Italia e io mi sto battendo per un principio universale, che ognuno di noi, ovunque si trova, che i suoi diritti vengano rispettati, a prescindere. E purtroppo in questo mondo, come è fatto, il diritto della persona passa spesso al secondo piano rispetto agli interessi. È successo 2 anni fa che per aver perso la borsa di studio mi ritrovo in Puglia, partendo da Torino, per colpa di un esame che non sono riuscito a dare all'università. Quindi significava per me pagare tasse più alte e mi serviva un lavoro. E con un passaparola un amico mi ha parlato della raccolta dei pomodori in Puglia, più precisamente a Nardò, nel Salento. Non avevo mai sentito parlare di questo lavoro. Arrivo a Nardò e scopro una realtà che non avevo mai visto neanche nel mio paese. Il caporalato, la riduzione di schiavitù. Centinaia di persone straniere che dormivano per terra, dentro una masseria, intassati come le sardine, senza dignità. Io, che ero uno studente a Torino con una stanza universitaria, mi ritrovo in quella realtà. Per me ho ricevuto, è come se avevo ricevuto uno shock. Mi hanno spiegato come si
svolgeva il lavoro, di che cosa si trattava. La raccolta dei pomodori, riempire i cassoni, come diceva Alessandro Legrande, un cassone, un contenitore che quando è pieno di pomodoro pesa tra 300 e 400 kg. Mi hanno parlato dei caporali, un nome che avevo sentito per la prima volta, perché nel mio paese non avevo mai sentito parlare di caporale. Persone mandate dalle aziende, dai datori di lavoro per munirsi della manodopera. E spesso quella manodopera è quella straniera. Ho vissuto quella masseria, la masseria Boncuri, che era un centro di accoglienza allestito dal comune per accogliere i lavoratori stagionali che giungevano spesso in quella località. Anch'io ho dovuto dormire per terra. Sono arrivato tra gli ultimi e non c'erano più tende, non c'erano più posti a disposizione, quindi ho dovuto, diciamo, cercare di accamparmi come potevo. E dopo due settimane passato in quel posto ho visto il mio primo caporale. Era una persona straniera di origine sudanese, che è un paese del Sudan dell'Africa. I caporali erano quasi tutti stranieri. E in quel centro eravamo quasi tutti stranieri. Provenivamo dall'Africa subsahariana e anche del Maghrebina. I caporali, queste persone, venivano dentro quella masseria intorno alle 4 di notte a prendere i lavoratori per portarli nei luoghi di lavoro, nei campi, alle 4. Quindi dovevamo svegliarsi presto, intorno alle 3. I caporali venivano con i loro furgoncini, un furgoncino da 9 posti, eravamo lì in 25. Eravamo costretti a pagare il trasporto al caporale, perché il caporale diceva che è il mio furgoncino, devo pagare la benzina, quindi dovete pagare la tassa di trasporto. Era così. Un lavoratore non poteva andare nel luogo di lavoro usando il suo proprio mezzo di trasporto, era vietato dal caporale, se no non ci faceva lavorare, eri costretto a pagare questa tassa di 5 euro per una piccola distanza, spesso di meno di 3 chilometri, alle 4 di notte. Il lavoro, come dicevo, io ho fatto la raccolta dei pomodori. Lì, in quella località, si svolgono due attività agricole. La raccolta dei pomodori e quella degli anguri. Io ho fatto quella dei pomodori, la più difficile. Quando arrivavamo in campo, nel campo intorno alle 4:30-5, iniziamo subito a lavorare. Io mi ricordo il mio primo giorno, era terrificante. E come dicevo, il lavoro consisteva a riempire il cassone. Io il primo giorno sono riuscito a riempire soltanto 4 cassoni. Il mio vicino, che era già un esperto perché faceva questo lavoro da 20 anni, è riuscito a riempire 20 cassoni. Dipendeva dalla velocità. La velocità per riempire un cassone dipendeva dalla tecnica. Io non conoscevo ancora la tecnica per essere più veloce. Lui in quasi mezz'ora riusciva a riempire il cassone. Io facevo un'ora e mezza per riempire un cassone, perché non conoscevo la tecnica, ero più lento di loro. Come diceva Alessandro, eravamo pagati a cottimo, non a orario,
il nostro stipendio era proporzionale al numero di cassone che riuscivamo a riempire. E un cassone pieno era pagato dal caporale 3,50 euro. Quindi il primo giorno ho guadagnato 3,50 euro per 4 cassone, quindi ho preso meno di 15 euro. In una giornata di lavoro che abbiamo iniziato alle 4 e abbiamo finito quel giorno intorno alle 16-17 del pomeriggio. Quindi abbiamo lavorato per almeno 13 ore consecutive. Ricordo che in quei campi, in quelle zone, non ci sono bar. Voi sicuramente vi è capitato di andare in campagna a vedere come si svolge la raccolta. Li vedete spesso anche passando dall'autostrada a questi lavoratori che lavorano. Lì non ci sono bar, non ci sono ristoranti come in città. Quindi per pranzare come facciamo? I caporali ci costringono a pagare il panino a 3,50 euro. Dobbiamo pagare anche l'acqua, una bottiglietta di acqua di 60 centilitri è pagato 1 euro al caporale. Non parliamo dei casi di malattia, perché lì il lavoro è difficile, ci spacchiamo la schiena e succede spesso che alcuni di noi si ammalano. Lavoriamo d'estate a 40 gradi sotto il sole, perché quella raccolta si svolge d'estate. E se capita un lavoratore di ammalarsi, il caporale chiede al lavoratore 20 euro per essere accompagnato all'ospedale. 20 euro. Immaginate. Questo sistema è un sistema che va al di là del semplice sfruttamento. Questo è riduzione di schiavitù. È un sistema che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia tra l'agricoltura e l'edilizia. In media un lavoratore può riempire in media 8 cassone, quindi guadagnare tra 20 e 25 euro in una giornata di lavoro, in cui bisogna scaricare, come dicevo, i 5 euro di trasporto, 3,50 euro del panino, 1,50 euro dell'acqua. Quindi abbiamo meno di 15 euro in una giornata di lavoro. 20 euro devi dare anche per avere... anche per andare in ospedale, se capita uno di ammalarsi. È un sistema conosciuto e saputo da tutti, che esiste in Italia da oltre un secolo. Spesso con il furgoncino del nostro caporale passavamo vicino al posto di polizia senza che loro si muovano una ditta. È un sistema tollerato da ben tutti. Ho lavorato per 4 giorni, poi ho deciso insieme ai miei amici di ribellarsi. Non ne potevo più. Ho resistito per 4-5 giorni. Dopodiché abbiamo organizzato il primo sciopero in Italia dei braccianti stranieri. Non era semplice organizzare questo sciopero. Non era affatto semplice, perché organizzare uno sciopero tra stranieri è una delle cose più difficili, perché già non parlavamo la stessa lingua. Io sono di madrelingua francese, perché il mio paese, il Camerun, è stato colonizzato dalla Francia. Ci sono i sudanesi che parlano l'arabo, poi i maghrebini, i marocchini, i tunisini, l'arabo, poi ci sono i nigeriani che parlano l'inglese. Già c'era un fattore culturale.
Noi non siamo tutti uguali, perché spesso sento in giro che gli africani sono tutti uguali. Non è vero. No. Cioè, non si può paragonare un camerunese e un senegalese, o un nigeriano o un libico. Queste sono due cose assolutamente diverse. Non abbiamo la stessa mentalità, lo stesso modo di vedere le cose. Quindi dovevamo tenere conto di questi parametri per organizzare lo sciopero, la difficoltà linguistica, eccetera, eccetera. Poi per fortuna siamo riusciti a portare avanti questo sciopero. Eravamo tra 600 e 700 lavoratori. Dopo 2-3 settimane intense di sciopero siamo riusciti a portare dei risultati che andavano al di là di ogni speranza. Abbiamo ottenuto in quel sciopero, un mese dopo, una legge sul reato di caporalato. Dopo un secolo in Italia il caporalato, che era sanzionato da una sanzione amministrativa, è diventato un reato penale grazie alla nostra battaglia. Ma non era l'unico risultato. Abbiamo ottenuto altrettante normative dalla Regione Puglia, perché abbiamo notato che il caporalato svolge, diciamo, il ruolo di agenzia interinale come si svolge al nord, perché abbiamo notato che non c'era un punto fisico, uno strumento di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e quindi abbiamo chiesto uno strumento del genere, e per fortuna la Regione Puglia in quel momento ha adottato questo provvedimento sulle liste di prenotazione, dove i lavoratori vanno a iscriversi su queste liste e i datori di lavoro dovrebbe attingere a queste liste per munirsi della manodopera di un modo legale e trasparente, senza passare dai caporali. Poi l'altro risultato più importante secondo noi che abbiamo ottenuto è stata la reazione della magistratura di Lecce, perché grazie alle nostre denunce, grazie al coraggio di queste persone, la magistratura è intervenuta con l'arresto di 22 persone, tra cui caporali, ma soprattutto i datori di lavoro, perché sono i datori di lavoro i principali responsabili. Perché sono i datori di lavoro che mandano i caporali a prendere il lavoratore. Quindi la colpa non è dei caporali, ma la colpa è dei datori di lavoro. E questa battaglia, la battaglia che noi facciamo, è contro i datori di lavoro che non vogliono assumere le loro responsabilità. Loro devono rispettare i diritti del lavoratore. È semplice. Dopodiché, dopo questo sciopero, ho notato che questa piaga, il caporalato, non è soltanto un fenomeno che riguarda quella zona. Ho scoperto che il caporalato esiste quasi in tutta la Puglia. Basta andare nelle piazze del Brindisino, a San Michele o a Francavilla, alle 3:15 di notte. Scoprirete, vedrete dei pulmini da anni e anni che trasportano donne italiane che li portano a lavorare nelle campagne del Tarantino e che vengono sfruttate in qual modo come gli stranieri. Non ne parliamo della provincia di Foggia. La provincia di Foggia, la Capitanata, è la zona in Puglia dove si verifica il maggior sfruttamento lavorativo in tutta questa regione. Lì c'è una sorta di ghettizzazione della zona,
ci sono tanti ghetti, ci sono tanti masseria boncuri nella Capitanata. Oggi sono in provincia di Foggia, sto lavorando in provincia di Foggia, e lì c'è un ghetto che si chiama il ghetto di Rignano Garganico, perché è situato più o meno nel comune di Rignano. È un posto, questo posto, non ho mai visto un posto del genere nel mondo, cioè è un posto dove viene negato ogni forma di diritto alle persone. È come un villaggio dove le case sono fatte di plastica e di cartone, dove vivono migliaia e migliaia di persone, le donne da una parte sfruttate e i lavoratori da una parte. È qui in Capitanata, è qui, è un posto che si trova qui in Puglia, qui in Italia, non in un paese del terzo mondo, ma qui in Italia, e ce ne sono tanti posti del genere in Italia. È un posto completamente isolato dal centro abitativo, abitato, dove i caporali fanno la legge. Allora, che cosa bisogna fare rispetto a una situazione del genere? Scoraggiarsi? O continuare a lottare? Ci sono degli attivisti, ci sono delle persone come Alessandro Leogrande, come tante altre persone che si battono per i diritti fondamentali di queste persone. Perché la Costituzione italiana, come tutte le altre Costituzioni, dà uguali diritti a tutte le persone. E quello che vogliamo noi è soltanto il rispetto dei diritti di queste persone. E vorrei ricordare che il caporalato, il lavoro nero, non è soltanto una questione del meridione, ma esiste in tutta Italia, anche al nord. E di fronte a questo io sto continuando la battaglia. È da 2 anni che sono impegnato in questo tema, quella del contrasto al lavoro nero, dell'emersione al lavoro nero, la battaglia contro il caporalato. E non è semplice, non è semplice, perché oltre a queste difficoltà, le principali difficoltà che incontriamo sono d'ordine politici. A Nardò cosa è successo? È successo che dopo lo sciopero che abbiamo fatto a Nardò, la risposta della politica, dell'istituzione, è stata di chiudere la masseria Moncuri, quel posto in cui abbiamo fatto lo sciopero. Questa è stata la risposta dell'istituzione. Cioè, una battaglia per i diritti, la risposta è stata quella. E sapete perché hanno voluto chiudere quella masseria? Perché loro non volevano che quello sciopero si ripetesse, non volevano più sentire le istituzioni. Il comune ci ha accusato noi di aver fatto un danno d'immagine alla città di Nardò con lo sciopero. Queste sono le realtà che incontriamo in questo paese, purtroppo. Ecco perché ho pensato che l'unica strategia per vincere è partire dal basso, come lo dicevo ieri, partire dalle persone, da voi, da questi stranieri. Ognuno dovrebbe prendere coraggio di combattere, di lottare, non aspettare sempre dalla politica. Perché se aspettiamo che la politica tutela i nostri diritti, sarà molto difficile, soprattutto in questo paese, perché spesso a loro se ne fregano niente. Ultimamente ho chiesto un intervento di un assessore per risolvere un problema di immondizia, e sapete cosa mi ha risposto?
che queste persone non portano voti. Queste sono le realtà che incontriamo. In Calabria, dove dimorano d'inverno migliaia e migliaia di questi braccianti, perché ricordo che il fenomeno bracciantile segue una circolarità, cioè questi braccianti vengono qui in Puglia d'estate per la raccolta di questi prodotti, degli ortaggi, poi si spostano d'inverno in Calabria, poi una parte si sposta in Sicilia, l'altra va al nord, eccetera, eccetera. In Calabria è il posto più difficile per loro. Non è come la Puglia. In Puglia ancora la situazione è abbastanza... Ma lì in Calabria è difficile. La raccolta è d'inverno, vanno a raccogliere le arance e le mandarine che spesso vengono nelle nostre tavole. Quando arrivano in Calabria, non ci sono, lo Stato è completamente assente, non ci sono strutture di accoglienza neanche minime, come abbiamo avuto a Nardò. Questi lavoratori occupano abusivamente delle masserie e in quelle masserie non ci sono gas, luce, acqua, niente. E cosa succede? Succede spesso che loro, per riscaldarsi, perché l'inverno è brutale, cosa succede? Che i caporali vendono delle gomme di macchine a questi braccianti che bruciano per riscaldarsi. E quando vengono in Puglia, secondo un rapporto di Medici Senza Fronte, il 60% di loro hanno problemi di intossicazione polmonare. E abbiamo fatto uno studio ancora più approfondito di come segue l'andamento della filiera in Calabria, della filiera agricola. Abbiamo scoperto che il primo produttore di arance in quella zona, sapete chi è? È l'assessore all'agricoltura. Un assessore che doveva tutelare i diritti del lavoratore, li sfrutta. Cioè, siamo di fronte a dei personaggi pubblici con cui dobbiamo discutere durante i tavoli istituzionali, persone che incarnano interessi privati. Ecco perché è molto difficile avviare una battaglia che parte dall'alto. Bisogna partire proprio dai lavoratori, proprio dal basso. E il mio lavoro consiste a diffondere i diritti tra i braccianti, andare verso questi luoghi dove abitano, spesso che sono completamente isolati dai territori, andare lì e a parlare di diritti per scatenare le coscienze, come abbiamo fatto a Nardò. E spesso quando arriviamo lì in quelle zone, quando loro sentono parlare di diritti, sono entusiasti. Loro non sapevano che cosa era un contratto collettivo nazionale di lavoro. Quando hanno iniziato a leggere quello che era scritto sui volantini che distribuiamo noi, sui contratti, quando hanno scoperto che il vitto, l'alloggio, era a carico del datore di lavoro, ma non dal caporale, erano completamente sorpresi e entusiasti a voler rivendicare di più. È un sistema che regge sulla mancanza di informazione. È una situazione studiata e voluta così dallo Stato, allontanarli più possibile dalla città. Perché avvicinare queste persone dalla città significa scatenare le consapevolezze. È un sistema che regge sull'isolamento fisico, che lo straniero in Italia dovesse essere distinto dagli italiani, dagli autoctoni. C'è un sistema che non vuole il mescolamento, perché il mescolamento, l'integrazione, significa aprire gli occhi a queste persone. Significa che loro diventeranno come gli italiani, cioè rivendicare come gli italiani, perché gli italiani non fanno più
quasi questo mestiere, perché gli edifici non possono lavorare a queste condizioni. Adesso noi stiamo facendo il contrario, fare una campagna sull'informazione, e non è semplice, perché ogni tanto che noi andiamo lì riceviamo le minacce, perché anche lì ci vivono i caporali, vivono i caporali contro questi territori. E poi non parliamo delle strategie che adottano i datori di lavoro. La nuova strategia oggi, per sempre per contornare la legge, è il reclutamento internazionale della manodopera. Non so se vi accorgete spesso, ci sono pulmini pieni di lavoratori neocomunitari bulgari rumeni che arrivano durante i periodi estivi di lavoro, fanno la loro attività per 2-3 mesi e ritornano in loro paese, sono completamente invisibili. È una strategia adottata dalle aziende per isolare il più possibile queste persone, di non essere a contatto con i sindacalisti, con le persone. Questa è la nuova strategia che si fa al sud o al nord. È una situazione diffusa, è una situazione che, di cui non possiamo rimanere le mani incrociate. Come dicevo, non solo soltanto io, ma anche voi. Ognuno di voi dovrebbe essere cosciente che il suo diritto ha uguale diritto come tutti, come prevede la legge. E le battaglie, la lotta alla legalità parte anche da ciascuno di noi. E io oggi sono molto contento di essere oggi presente davanti a voi, perché io penso che anche il cambiamento verrà anche da voi, dalle nuove generazioni. Perché spesso molti di voi non sanno queste cose. Investire su di voi, perché il cambiamento in questo paese, ormai, come dicevo ieri, le nostre generazioni, le generazioni dei nostri genitori, vivono in un'epoca molto difficile. E se non investiamo su di voi, sulla vostra educazione, sarà molto difficile cambiare questo paese. Grazie. Ci sono ancora 5 minuti, non so se ci sono delle domande dal pubblico, possiamo provare a rispondere velocemente. Sì. Magari dopo il ghiaccio i ragazzi si sentono. E è stata naturalmente molto interessante la relazione. Ivan, come si chiama? La conclusione ritengo che debba essere ritoccata. Dobbiamo provare, hai detto, a cambiare questo paese, l'Italia. Beh, io direi che dovremmo invece provare a cambiare il mondo. Perché il problema non è soltanto italiano. Se fosse soltanto un problema italiano, è possibile anche superare questo problema. Perché i problemi, quando sono circoscritti, possono essere anche superati, perché potremmo cimentarci nel trovare soluzioni. Il problema della schiavitù è un problema antico quanto il mondo. Se volessimo studiare la storia nella sua interezza, potremmo limitarci a studiare la storia della schiavitù, perché il mondo ha sempre fondato, io parlo del mondo come pianeta, la sua economia sulla schiavitù.
Le società da sempre sono state società schiavili, solo che abbiamo adesso schiavitù antiche e schiavitù moderne. Le schiavitù moderne nascono dalla globalizzazione. Sono veramente storie raccapriccianti che non hanno nulla a che vedere con la civiltà. Quello che ci addolora, cioè addolora a tutti, al di là della provenienza, addolora a te che vieni dal Camerun come me che sono pugliese, e che in paesi civili, che hanno una storia, una tradizione, perché anche il Camerun è un paese civile, accadano ancora di queste storie. Non dimentichiamo che nei paesi che noi chiamiamo del terzo, del quarto mondo, ci sono milioni di bambini, non di adulti, sfruttati in Cina, in Indonesia, nei paesi del Sud America. Di questi bambini non si ha più notizia, non si ha più traccia. Se dobbiamo parlare di sfruttamento, di schiavitù, non dobbiamo parlare solo dell'Italia. È chiaro che non esiste. Parliamo come conclusione, ecco, soltanto questo. Proviamo a cambiare il mondo. Forse si può fare. L'osservazione della professoressa è giustissima, aggiungo solamente un dato interessante. È importante studiare le forme, come dicevo anche prima, di nuova schiavitù, come in cosa somigliano alla vecchia e in cosa no. Rispetto alle nuove schiavitù è interessante guardare, uno, il fenomeno globale, cioè ci sono casi di sfruttamento servile o schiavile nelle campagne in Italia, ci sono forme di schiavitù molto simili nella Spagna, in Gran Bretagna, nell'Europa dell'Est, altrove. Altro dato interessante, vedere come la schiavitù da lavoro e la schiavitù a fine sessuale assume delle forme simili. Se uno legge un libro terribile scritto da una giornalista messicana, Lidia Cacio, sull'universo mondiale del traffico di donne e di bambine, per fine, ci sono delle storie di schiavitù efferate, tremende, quelle forme, perché appunto non è facile schiavizzare una persona, cioè non solo devi essere non una persona per bene, ma devi adottare delle forme, e queste forme hanno una straordinaria similitudine internazionale al di là dei paesi. E questo è un dato molto importante. Una sola cosa volevo aggiungere nel discorso di Ivan, l'importanza della mobilitazione dal basso, come è stato detto più volte, l'importanza su cui dovremmo riflettere di più del diritto di voto. Dare il diritto di voto a gente non italiana ma che vive in Italia, paga le tasse o comunque lavora ed è parte di questa società, non è una questione retorica, è una questione drammaticamente importante. Un secolo fa il problema delle campagne, dello sfruttamento delle campagne qui in Puglia non era ancora risolto, cioè non è stato risolto di fatto, però aveva un sostegno fortissimo a quel sfruttamento nel fatto che allora i contadini non votavano. Il suffragio universale viene introdotto solo, il suffragio universale maschile ben inteso, viene introdotto solo negli anni 10 del Novecento, quello complessivo, come sapete, viene introdotto dopo il fascismo. E oggi noi pensiamo che il diritto del voto sia qualcosa acquisito, e per noi lo è, per voi che ha già compiuto 18 anni può votare, chi non li ha ancora compiuti lo farà tra poco. Quello che dobbiamo riflettere è che 15.000 raccoglitori di pomodoro nella Capitanata, 15.000 sono un numero enorme, tanto quanto i lavoratori dell'Ilva Taranto o della Fiat, e che raccolgono la metà del pomodoro, più o meno la metà del pomodoro raccolto in Italia, quindi non è, capite, la raccolta delle olive della domenica, è la diritti oggi. Dobbiamo confrontarci con questi dati concreti e molto crudi e sulla necessità di
di ribaltare. Insomma, ovviamente il percorso è molto lungo e, come si diceva, non riguarda solo l'Italia. Ivano, vuoi aggiungere? Sì. No, è ovvio che lo sfruttamento e la riduzione in schiavitù sono fenomeni generali che riguardano tutto il pianeta. Non era per stigmatizzare un paese rispetto all'altro. Però io penso che il cambiamento spesso parte dai singoli, dalla singola persona o dal singolo paese. E io vorrei che l'Italia sia un esempio che parte dall'Italia, come potrebbe partire dalla mia Africa, dal mio paese, eccetera. C'è un presidente di un grande paese 50 anni fa che aveva detto: invece di chiederti cosa il paese ha fatto per te, chiediti cosa tu fai per il paese. E in Italia ho notato che lo sfruttamento e il lavoro nero spesso sono diventati socialmente e culturalmente accettati. Quindi sono fenomeni di cambiamento che dovrebbero partire prima da noi. Nella mia terra in Africa ci sono molti italiani che ci vivono da tanti anni e che cercano di risolvere i problemi di quelle zone. E spesso ho avuto il modo di parlare con loro e mi dicevano una parola: noi siamo cittadini del mondo. Anch'io sono un cittadino del mondo e amo l'Italia come amo la mia terra. Io seguo un principio, non il principio della terra, ma un principio dell'essere umano. Cioè, ognuno di noi, ovunque si trova, dovrebbe raggiungere il suo benessere. Grazie.